300 persone dedicate a tempo pieno per oltre 3 anni di lavoro, oltre 1 milione di preordini, 16 DLC gratuiti per tutti, 150 ore stimate per essere completato, oltre 12.000 animazioni, il doppio rispetto al predecessore, una mappa open world da 136,25 km², oltre 3 volte e mezzo più grande rispetto a quella di Skyrim, 36 finali differenti per un mondo che si plasma in base alle scelte del giocatore. Signore e signori, 19 maggio 2015, è questo il giorno tanto atteso. Il giorno di The Witcher 3. Mi trovo nel centro di Milano, sto attraversando il ponte che collega Piazza Gaolenti con Via della Libertà. Alle mie spalle la Torre Onicredi, davanti a me il Samsung District, dove mi aspetta la prima prova in donna su The Witcher 3. Eccomi arrivati al numero 9 di Via della Libertà, dove c'è il Samsung District. Sono leggermente in anticipo, vediamo se mi fanno entrare. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goosehugs and rays. Samsung ha allestito un'area piccola ma con una grande dovizia di particolari. C'è tutto quello che ci si aspetterebbe da un evento come questo, nuovi monitor curvi, postazioni di gioco, una decina più o meno, cosplayer a girare tra i fan e i curiosi, diversi prodotti Samsung in esposizione. A fare la padrona ovviamente però è il gioco, su cui ho potuto mettere le mani per una mezz'oretta e per le quali ho collezionato le prime impressioni. Inutile girarci troppo attorno, The Witcher 3 è un gioco stupendo, scassamascella, di quelli che incantano, inchiodano al monitor e si lasciano guardare per minuti interi col controller a penzoloni mentre si assaporano i piccoli dettagli che gli sviluppatori hanno messo nel titolo. I capelli, gli alberi, l'erba mossi dal vento, il sole che sorge e tramonta mentre stiamo passeggiando attraverso le lande di questo mondo immenso. È un gioco da giocare con calma, da studiare, da capire, da scoprire passo passo, cavalcando magari verso la prossima missione o affrontando i nemici, ma non si può affrontare come un normale Diablo andando a spada tratta, perché la morte è dietro l'angolo. È un gioco complicato, forse non ai livelli di Dark Souls ovviamente, ma molto difficile da affrontare con attenzione e studiando i vari nemici, i loro punti deboli, leggendo i tomi che si trovano in giro, parlando con i personaggi e così via. È un gioco da avere. Durante l'evento di stasera ho avuto modo di fare quattro chiacchiere anche con uno degli sviluppatori di CD Projekt, un quest designer. Un uomo che definire brutto e limitativo, una via di mezzo tra Super Slord e Goonies e un gnomo da giardino. Per nostra fortuna la bellezza fisica del designer non è tra i nostri principali interessi. È stato invece molto più interessante fare quattro chiacchiere con lui, come vi dicevo, e scoprire alcuni aneddoti interessanti. In modo particolare ci ha raccontato di quanto sia difficile interagire con l'intricata rete di quest che sono state progettate per questo gioco. Come lui stesso ha detto, loro amano i tester, perché sono in grado di trovare dei bug che gli sviluppatori non sarebbero stati in grado di scovare. Infatti loro possono immaginare una serie di risoluzioni delle loro quest e un ordine in cui vengono sviluppate, ma è impossibile immaginarle tutte. E capita spesso, che i tester riescono a individuare una particolare sequenza che manda in crash l'intero gioco. Grazie anche a questo lavoro, invece, sono riusciti a portare a termine The Witcher 3. In conclusione ci troviamo di fronte a un'opera semplicemente monumentale. I detrattori di questo titolo farebbero bene a ricordarsi che è stato sviluppato da una casa indipendente composta da soli 300 persone e che non hanno a disposizione gli strumenti e i mezzi delle grandi software house come Ubisoft, Bethesda o la EA. È un gioco che io vi consiglio assolutamente di avere. Alle mie spalle la Torre Onicredi, davanti a me il Samsung District. Troia! Eccoci qua, siamo arrivati. Se no... panorami, i tramonti che sorgono e coi calmi... Catroia!
Firenze è un gnomo da giardino. Per nostra fortuna, Project, un game designer.